non voleva vendere Magneti Marelli e nemmeno fare l'alleanza coi francesi. Si occupa di Fiat da tutta una vita per il Corriere della Sera, dove ci riceve nella prestigiosa sala Albertini. Era molto legata a Marchionne. Con Marchionne avevo un rapporto di grandissima amicizia. Quando l'ho visto la prima volta, che era credo il 2004 quando lui è arrivato, la Fiat era in una condizione orribile. Perdeva 2 milioni al giorno quando sì, aveva Marchionne. Esatto. Lui era un po' il tuo confidente anche. Ci scrivevamo molto. Poi lui con me magari diceva delle cose che non avrebbe detto in pubblico, ecco. Bella. Bella. Bella, sì. È bello aspettare, eh? Come si chiama? FCA. No, ma si chiama FCA. Per ricordarlo, a 5 anni dalla morte, Bianca Carretto lo scorso agosto ha scritto questo articolo sul Corriere della Sera. Racconta cosa si sono detti l'ultima volta che l'ha visto, a Roma il 22 giugno 2018. Marchionne è molto malato, ma vuole consegnare personalmente una Jeep Wrangler al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Sarebbe morto un mese dopo. Quel giorno è stata una sua confessione. Cioè, Marchionne ti ha lasciato quasi un testamento. Lui voleva dirmi delle cose a tutti i costi. Cosa ti ha detto di Peugeot, dell'alleanza con Peugeot? Mai l'avrebbe fatta. A queste condizioni. Questa non è stata un'alleanza, questa è stata una vendita, quella che è avvenuta dopo, subito dopo la sua morte. Leggo da te. E lui ti ha detto: non mi alleerò mai con i francesi, ma andiamo avanti da soli? Certo. Ma lui soprattutto voleva fare, quando aveva incontrato Tavares, un'alleanza industriale. E a me ha detto, lui Bianca vuole comperarci. Non vuole allearsi con noi, vuole comperarci. E aveva detto, in anticipo aveva detto la verità, quello che poi effettivamente è successo. Lui ti dice anche, ho il dovere di proteggere lavoratori e stabilimenti. Certo. Non andremo mai via dall'Italia. Mai! Lui la Fiat non l'avrebbe mai venduta. Leggo da te. Per finire il mio piano devo arrivare a marzo 2019. Lui mi diceva, io devo resistere fino a marzo 2019. Poi a 2019, lui era stato... Io dico una parola un po' forte, ma questa è la verità. Era stato licenziato da Elkan. Perché Elkan gli aveva detto, tu nel marzo 2019 vai a casa. E lui mi diceva, io devo rimanere fino a marzo 2019 perché poi faremo i conti. Quello era il momento in cui lui avrebbe... con Elkan messo le carte in tavole. Quando è stato fatto lo scorporo di Ferrari, siamo andati a New York, lui mi vede, mi fa segno con la mano, ciao. Io ormai lo conoscevo dai gesti, non c'era bisogno di parlare, le ho detto qui c'è qualcosa che non va. Lui arriva e io gli ho subito detto, che cosa è successo? E lui mi risponde, me la pagherà. Chiaramente si riferiva ad Elk. Lui gli aveva fatto una promessa, che nel momento in cui lui fosse diventato, in cui scorporavano Ferrari, l'avrebbe fatto entrare nell'azionariato di Ferrari. E io gli ho detto, vedi, tu gli Agnelli non li conosci ancora, perché ti ha fatto presidente e amministratore delegato, ma lui è il padrone, è questa la differenza. Tu ti sei illuso, se entravi nell'azionariato eri anche tu padrone. Senti, se qualcuno ti dicesse, cara Bianca Caretto, tutta sta roba te la stai inventando. Allora, intanto c'ho un sacco di registrati che ho messo in una cassaforte di WhatsApp di Marchionne, per cui ce le ho.
tantissime parole. Io ho anche avuto paura di parlare. Ma cosa ti diceva Marchionne di John Elkann? Ai primi tempi, appunto, mi diceva: Bianca è un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, che voleva dire tante cose. È un ragazzo che non aveva nessuna esperienza, lo vedevi che non... Aveva 20 anni. Ma non sapeva neanche quasi parlare l'italiano. Quante volte ai saloni io gli dicevo: John, dai. Perché lui si scriveva e poi non si ricordava: Bianca, io lo sai che non parlo bene l'italiano. Dico: stai calmo, ripetimelo. Lui avrebbe avuto bisogno del sostegno di Marchionne. Ecco, forse all'inizio Elkann era un po' sotto la sua ala protettiva. Certo, perché poi quell'ala protettiva Elkann ha dato fastidio. Allora lui doveva trovarsi un amministratore delegato che gli lasciasse fare esattamente quello che lui voleva. Che non sappiamo esattamente cosa fosse. Ma insomma, adesso l'abbiamo capito che cosa fosse: chiudere tutto quello e vendere per portarsi via i soldi. L'amore per l'Italia lui non ce l'ha e non ce l'ha mai avuto. Per l'industria automobilistica italiana, che oggi non esiste più. Cioè, forse a lui non interessava salvare la Fiat, no. Interessava... Ma insomma, è di questi giorni. Tutti lo vedono. Chi è che vende gli stabilimenti italiani? Chi ha mandato via quasi 4.700 operai? Chi li ha mandati via? Come fai a vendere Grugliasco? E Grugliasco è tuttora una fabbrica bella. Tavares ha portato via tutto da Grugliasco, non ha lasciato neanche forse un cestino della carta. Bertone a Grugliasco.